I ravioli di ricotta dolci con pomodoro e ragù di carne, o ancora con sugo semplice o con cannella, zucchero e burro, sono tipici del teramano e del periodo di carnevale. Infatti si preparano generalmente il giovedì grasso, forse per via della forma che ricorda vagamente quello di una maschera. Comunque, noi adesso vi daremo una ricetta. Per la sfoglia, 500 g di farina di grano tenero, 3 uova intere e 3 tuorli, un pizzico di sale. Per la farcia, 500 g di ricotta di pecora, un uovo, 150 g di zucchero semolato dalla grana sottile, la buccia grattugiata del limone non trattato e foglioline di maggiorana per profumare. Per la sfoglia, procedere come sempre facendo della farina una fontana. Accendere porre le uova e i tuorli, il pizzico di sale ed impastare fino ad ottenere un panetto morbido e liscio. Avvolgerlo poi nella pellicola e lasciarlo riposare circa mezz'ora. Poi lavorarlo fino ad ottenere una sfoglia sottile ma resistente con il mattarello o con la macchina per sfogliare. Per la farcia, avere cura di far scolare bene dal siero la ricotta. Condire poi per tempo in modo che prenda sapore. Fare con la pasta una striscia lunga. A centro porre una pallina di farcia, aiutandosi con una sac à poche o con un cucchiaio. Chiuderlo a raviolo con un tagliapasta e cuocere in abbondante acqua salata bollente per circa 3 minuti dal bollore. Se la sfoglia risultasse però ancora dura, prolungare la cottura di almeno 5 minuti. Scolare e condire con ragù di carne o con una salsa di pomodoro semplice o con zucchero, burro e cannella. Infine, spolverare il tutto con una buona manciata di parmigiano grattugiato o di pecorino a piacere. E buon appetito!